Fuji ci siamo conosciuti qualche anno fa, sono stato invitato a un workshop. A un certo punto ho trovato una nuova macchina che mi ricordava le prime Leica che avevo, quindi una macchina un po' più maneggevole di queste grandi digitali che ci sono ora, con uno straordinario otturatore elettronico, quindi lavorando sui set dei film l'otturatore non si sente. E lavorando in presa diretta, specialmente sui set americani, è molto importante. Nel senso, ti permette di lavorare e di non fare rumore. Le caratteristiche fondamentali di queste macchine, secondo me, sono varie, che però tutte confluiscono in un unico, come dire, grande pregio, che è la maneggevolezza, la sostanza, la solidità della macchina e poi chiaramente tutte le caratteristiche, quelle almeno caratteristiche tecniche che a me sono importantissime, che è l'innovazione sul video 4K straordinario con cui stiamo girando, sia per una situazione come questa di interviste, ma anche per reportage o riprese in studio, o anche proprio per girare. Il fatto di avere un autofocus di approccio iniziale ma anche successivo durante il video è una grande novità per la Fuji. E anche la perfezione che è stata raggiunta, mi ricordo, dalla prima X-Pro 1, poi la X-Pro 2, la T2, arrivata alla XH1, al di là del video in 4K, comunque, che è straordinario, ha sicuramente una latitudine e una sicurezza nell'immagine, una stabilità di immagini molto molto buona. E quindi aspettiamo la possibilità di montare le lenti Fujinon da cinema. Il modo di usare la macchina in tante situazioni, in studio, ma anche in teatro, piuttosto che durante un live di musica rock, e anche però sul set, come dicevamo prima, sul set cinematografico. La possibilità di usarla facilmente in studio con un sincro flash a 250, così alto, permette anche di bloccare proprio un, come dire, io fotografo molti danzatori, quindi un gesto, un salto, un movimento, potendo chiaramente anche scendere sotto tempi più lenti, in modo da prendere anche un po' di luce ambiente quando si usano i flash. Il mio rapporto con la luce, siamo qua dentro questo studio, è un rapporto di grande amicizia, direi. Ho sempre avuto studi, anche quando vivevo fuori dall'Italia, studi con dei grandi lucernari. Uso un sacco di tipi di luce, tecnicamente, però la luce naturale per me, nel senso, non ho paura della luce naturale, anzi, la amo moltissimo. Proprio perché ho iniziato, come dicevo, a vedere le foto lavorando sulle immagini di Irving Penn o di David Bailey. Mi ricordo gli studi di Irving Penn in Perù, che avevano un lucernario come questo, con la luce che praticamente girava a 360 gradi, quindi la luce è straordinaria. Tutte queste caratteristiche di cui abbiamo parlato fanno sì che per me la serie X della Fuji è diventata una serie di macchine assolutamente imprescindibili.